Alleluia, gloria al nome del Signore. Siamo molto onorati ancora in questo giorno che siamo qua nella presenza dell'Altissimo per poter onorarlo, per poter lodarlo e glorificarlo nella semplicità del nostro cuore, perché il Signore piace gli umili di cuore, alleluia. E ha fatto una grande promessa che gli umili, alleluia, precederanno l'entrata nel regno di Dio. E con questa umiltà di cuore vogliamo ringraziare il nostro Signore in quest'oggi, per la gioia che dà nell'afflizione, per la gioia che dà nel dolore, per la gioia che dà quando tutto sembra buio, ma il Signore fa spuntare la luce, alleluia, in mezzo alle tenebre. E noi sappiamo che siamo circondati dalle tenebre fitte e l'unica luce che può tenerci distanti dalle tenebre è la parola di Dio che dimora nei nostri cuori, alleluia. E anche in questo giorno la vogliamo lodarlo e glorificarlo e ringraziarlo, alleluia, e rendere l'onore al suo nome per l'opera magnifica che ha fatto nella nostra vita, la redenzione della nostra anima. Non c'è cosa più grande, non esiste cosa più grande nella nostra vita, oltre quella della redenzione della nostra anima. Eravamo prigionieri del peccato, ma il Signore ci ha salvati, il Signore ci ha portati a casa. Avevamo un cuore di pietra, ma il Signore ci ha fatto un cuore puro, alleluia. E in quest'ora vogliamo Amen. onorarlo, alleluia, glorificarlo anche cantando al suo nome e ringraziandola per quello che ha fatto. Alleluia, gloria al Signore. Benedetto sia il tuo prima volta. Cammina la mia presenza e sii perfetto. Anche Davide disse: seguirò in tutto il Signore. Gesù dice: siate perfetti come il Padre vostro nei cieli. In costante obbedienza è il cuore perfetto. E mi sa ascoltare i sussurri del Signore. Potrò dire, parla, il tuo servo ascolta. Nostra mira mia, camminerò per essa. Un cuore perfetto, un cuore d'amore. Rifiuta il peccato, cammina in costante comunione con Dio, un cuore che crede come un bambino, un cuore che fa soltanto di Dio, un cuore perfetto, un cuore d'amore. Signore. Davide cerca. Gloria a te, investi dal mio cuore, Signore. Purifica da ogni peccato.
e donami un cuore perfetto. Alleluia. Un cuore perfetto, un cuore d'amore, un cuore che guarda gli uomini e sa perdonare. Un cuore perfetto, un cuore spezzato, uno spirito contrito al mondo e umiliato nelle tue mani. Nelle tue mani, nelle tue mani, il nostro cuore, nelle tue mani, nelle tue mani, nelle tue mani, il nostro cuore, nelle tue mani, nelle tue mani. Un cuore perfetto. Amen, alleluia. Gloria al tuo santo nome, Signore. Alleluia, veniamo qua davanti alla tua presenza, Padre, in umiltà, oh Signore, alleluia, con i nostri cuori, Signore, così, Signore, come sono, Signore, aggravati, Signore, da varie, Signore, situazioni, afflitte, oh Signore, da varie realtà, Signore, oh, alleluia, appesantite, oh Signore, dal peso di questa vita, oh Signore, perché sappiamo, Signore, abbiamo creduto che in te, Signore, alleluia, il nostro cuore si rigenererà, Signore, alleluia, perché tu, oh Signore, hai tolto da noi il cuore di carne, Signore, hai messo un cuore di carne, Signore, alleluia, un cuore di pietra, alleluia, hai messo un cuore di carne, Padre, alleluia, che abbia questi sentimenti per amare te, Signore, per lodare te, Signore, per amare il prossimo, il fratello, la sorella, Signore. Alleluia, gloria al tuo santo nome, ma se noi non amiamo te, non possiamo amare nessuno, Padre. Ti vogliamo dire grazie, Padre, per l'opera che hai fatto in noi, come, Signore, ancora lo hai fatto in tutti i tuoi figlioli, Signore, che sono sparsi per la faccia della terra, Signore. In quest'ora, Signore, vogliamo, Signore, essere vicino a tutti i nostri fratelli, Signore, alleluia, nella sofferenza, nella persecuzione, Signore, nell'afflizione, ma anche con loro, Signore, che sono scivolati, oh Signore, e, Signore, stanno veramente camminando nell'errore, che non riescono a distinguere, Signore, la tua luce. Ti imploriamo, Signore, misericordia, Signore, perché la tua misericordia sarà quello che sarà ricordato per l'eternità, oh Signore, la tua pietà e soprattutto il tuo amore, Signore, alleluia, che tu, oh Signore, ci hai amati fin dal principio, Signore. Ti ringraziamo, Padre, ti lodiamo e ti glorifichiamo, Signore. Rendici, Signore, gioiosi i nostri cuori con la presenza dello tuo Santo Spirito, Signore, che possa guidarci. Amen. In questo tempo, Signore, oh Signore, in questo tempo che vogliamo rimanere nella tua presenza, Signore. Sì, Signore, noi sappiamo che il numero, Signore, non fa, Signore, la tua vittoria, Signore, perché tu uno ad uno, Signore, hai chiamato le tue pecore, Signore. Per questo ti ringraziamo, Padre, ti lodiamo e ti glorifichiamo nel nome di Gesù e ti preghiamo, Signore, di ungere, Signore, il nostro cuore, il nostro spirito, Signore, oh Signore, nell'avvicinarsi alla tua pura, perfetta parola, Signore, affinché questa parola possa generare, Signore, vita nuova, oh alleluia, nella nostra carne debole, Signore, nella nostra carne imperfetta, Signore, oh Signore, affinché la tua parola, Signore, possa veramente tenere alto, Signore, la tua presenza dentro ognuno di noi. A te la lode, l'onore e la gloria da ora e in eterno, Padre, alleluia. Amen. Gloria al tuo santo nome, Signore. Vogliamo ringraziare il Signore, alleluia, in quest'oggi e accostandoci anche alla sua parola. È una cosa meravigliosa, carissimi, nella grazia, ma anche tutti voi che vedrete questo video, perché è una cosa meravigliosa essere nella presenza del Signore, alleluia. È una gioia immensa. Alleluia, i nostri cuori erano afflitti in questo giorno.
i nostri cuori erano giù, alleluia, ma il Signore sa riprendersi, il Signore sa rialzarci, alleluia. Amen. I nostri cuori erano un po' appesantiti, le nostre vite erano un po', alleluia, diventate un po' mosce, ma il Signore sa riprendersi, alleluia, il Signore alleluia. Sa rialzarci, alleluia, perché Lui ci ha promesso il suo Consolatore, lo suo Santo Spirito, che onora e dà gloria al Padre continuamente. E questo Spirito dentro noi ancora oggi vuole gridare per mezzo delle nostre labbra: lode, gloria, l'onore al nostro Padre Celeste. Amen. Nel nome del suo Figliolo Gesù. Volevamo condividere, alleluia, in questo giorno un capitolo, alleluia, per la gloria di Dio, che si trova nel Vangelo di Matteo. È il capitolo 24, il capitolo tanto letto in questi ultimi tempi, il capitolo tanto meditato in questi ultimi tempi, ma non è mai troppo di meditarlo ancora, perché ne abbiamo bisogno di queste verità profonde che questo capitolo rivela. Alleluia. E vogliamo cominciare la lettura della parola, che il Signore ci dia la grazia, che questa parola diventa vita dentro nel nostro cuore, nella nostra anima, e che possa scusatemi, trasmettere questa vita fuori di noi, e che possa contagiare tutti coloro che sono intorno a noi, vicino a noi. Alleluia. Sì. Fino al verso 8. Ora, mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma Gesù disse loro: non vedete tutte queste cose? In verità vi dico che non resterà più qui pietra su pietra che non sarà diroccata. Poi, mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo: dici quanto avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? E Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca, perché molti verranno nel mio nome dicendo: io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che tutte queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Alleluia. Allora disse il continuo di questa parola: vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno. Oh Signore, e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Che il Signore ci aiuti a comprendere, per la sua misericordia, cosa significano queste parole. Alleluia. Perché è una cosa molto importante di poter meditare seriamente, alleluia, questa parola in questi ultimi tempi che stiamo vivendo. Allora dice: allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. Che Dio abbi misericordia. E sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata e l'amor di molti si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato.
Alleluia. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, in testimonianza a tutte le genti. E allora verrà la fine. Alleluia. Vuoi saltare? Gloria al santo nome del Signore. Nel verso 29 del capitolo 24 di Matteo. Ora subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. E allora tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Alleluia, gloria al suo nome. Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da un'estremità dei cieli all'altra. Alleluia. Ora imparate dal fico il similitudine. Quando ormai i suoi rami si inteneriscono e le fronde germogliano, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, anzi alle porte. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, dice la parola, sappiate che egli è vicino, anzi alle porte. Alleluia. In verità vi dico che questa generazione non passerà finché tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Alleluia. Quando poi a quel giorno, a quell'ora, nessuno li conosce, neppure gli angeli dei cieli, ma soltanto il Padre mio. Alleluia. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e non si avvidero di nulla, finché venne il diluvio e li portò via tutti. Così sarà pure alla venuta del figlio dell'uomo. Due saranno nel campo, uno sarà preso, l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, una sarà presa, l'altra lasciato. Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse il quale, alleluia, sapesse in quale vigilia della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la sua casa. Perciò anche noi, anche voi, siate pronti. Alleluia. Perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo, alleluia, amen, verrà. Gloria al nome del Signore per la sua parola. Cosa dire, carissimi, che la parola di Dio non ha bisogno di commentarsi. Anche se possiamo fare tanti commenti, tante opinioni, legando con la nostra vita pratica di ogni giorno, ma la parola di Dio parla molto chiaro e necessita solo di viverlo.
Alleluia. Necessita solo di metterlo in pratica. Alleluia. Perché non possa accadere come è accaduto alle cinque vergini disavvedute, che il Signore nel loro richiamo, con disperazione, con pianto, con tutta la forza, ma anche con verità, perché in quel giorno tanti si renderanno conto di cos'è la verità. Però il Signore risponderà: in verità, io vi dico che non vi conosco. Alleluia. Questa, carissimi, nella grazia, è il messaggio del Vangelo. Questo è il messaggio del Vangelo. Prima abbiamo letto, oh alleluia, molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. Abbiamo mai pensato perché fosse accadrà questo? Oppure perché fosse sta già accadendo questa? Perché molti che hanno cominciato un cammino insieme, perché molti che hanno intrapreso questo cammino insieme, arriverà il momento che si scandalizzeranno gli uni agli altri, si tradiranno a vicenda, dicessimo, e si odieranno l'un l'altro. Ma questa non accade nei veri nati di nuovo, fratelli. Non accade perché loro continuamente attingono alla fonte, continuamente la fonte dove attingono è l'amore di Cristo, non è l'amore umano, è la sapienza di Cristo, non è la sapienza umana, per questo che loro rimarranno in piedi. Ecco l'esortazione che il Signore ci dà. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, dice il Vangelo, e l'amore di molti si raffredderà. Avete mai pensato perché accadranno queste cose? Perché la verità non sarà più ben accolta in questi ultimi tempi. La verità del Vangelo non sarà più ben accolta. E non essendo ben accolta, carissimi nella grazia, non sarà ben vissuta. E allora questo provocherà delle divisioni tra coloro che veramente vogliono rimanere fedeli al Signore nella santità della sua parola e nella sua giustizia, e di coloro che vogliono camminare tiepidamente, con aggiungere dei pensieri e dei ragionamenti carnali alla verità della parola di Dio, che così non sia. Alleluia. La parola di Dio è perfetta, è completa. Amen. Ecco perché il Signore dice: l'iniquità sarà moltiplicata e l'amore di molti si raffredderà. No. Ma c'è una soglia, fratelli, tra tutti questi uomini che parla la parola di Dio, che entrerà nel regno di Dio. E questa è la verità più potente che può esistere, la verità più meravigliosa. È una piccola soglia che entrerà nel regno dei cieli. Amen. Amen. E la parola ce la dice chiaro chi saranno con loro. Gloria a Dio. E con questo voglio concludere questa piccola meditazione. Si trova nel Vangelo di Matteo questa risposta, carissimi, nel capitolo 24 e verso 13. Che dice: chi avrà perseverato fino alla fine, solo lui sarà salvato. Questa è la risposta. Chi sarà la piccola soglia che entrerà nel regno di Dio? Che erediterà le promesse eterne del nostro Signore. Amen. Che ci porterà nella gioia eterna, nella pace eterna. Alleluia. Che ci porterà nella luce eterna.
perché in questi ultimi tempi, carissimi nella grazia, sembra che anche la luce che è in noi si diventa tenebre a volte, e la parola ci mette in allerta, ci mette in guardia, dice: se la luce che è in voi è tenebre, quanto più fitte saranno le tenebre di quelli là fuori. Ecco, carissimi nella grazia, abbandoniamo ogni ragionamento carnale, umano, ogni insistenza umana di guida, e aggrappiamoci alla parola di Dio. Amen. Aggrappiamoci gelosamente, fedelmente alla parola di Dio, perché è l'unica che ci può tenere in vita. Lei è mia cara moglie, che è anche una cara sorella, ma non è lei che mi tiene in vita. Lei mi dà la gioia che il Signore le ha permesso di darmi, e la viceversa a me per lei. Ma la gioia più grande è che io ho il Signore nel cuore. Amen. Non sarà lei a portarmi nella vita eterna, di certo. E la viceversa, io non posso portare lei nella vita eterna. Il Signore ci porterà entrambi se rimaniamo fedeli. Amen. E perseveriamo fino alla fine. Grazie. E questo è il messaggio di questa sera che volevamo condividere con voi. Chi persevera fino alla fine sarà salvato. Amen. Che il Signore ci benedica e benedica tutta la sua Chiesa, ovunque sia sparsa nella faccia della terra. Amen. Addio la gloria.